I podcast di Angela Cialone, per essere sempre aggiornati su fisco e lavoro. Contributo a fondo perduto. Come determinare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi. Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, solo in modalità telematica, di un'apposita istanza da parte del contribuente, finalizzato ad alleviare le esigenze di liquidità dei soggetti economici più colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto. L'importo del contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita da tali soggetti tra l'anno 2019 e l'anno 2020. Diminuzione che viene verificata confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020, che è l'anno dell'emergenza del Covid-19, e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, l'anno in cui vivevano condizioni ordinarie. Per quanto riguarda la determinazione dell'importo della media mensile, risulta indispensabile determinare correttamente l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, nei vari documenti di prassi ormai predisposti in materia, ha precisato che occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e per le fatture differite occorrerà far riferimento alla data dei DDT, cioè le cessioni dei beni, o dei documenti equipollenti, che è le prestazioni di servizi, richiamate nella fattura. Utili precisazioni sono contenute nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto legge 41 del 2011 con il recente provvedimento 77.923 del 2021. In questo documento, in particolare, viene specificato che ai fini di determinare correttamente l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020 valgono le seguenti indicazioni. Devono essere considerate tutte le fatture attive al netto dell'IVA con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1 di gennaio e il 31 di dicembre degli anni 2019 e 2020. Occorre tenere conto delle note di variazione di cui al DPR 633 del 1972, aventi data compresa tra il 1 di gennaio e il 31 di dicembre, sempre degli stessi anni 2019 e 2020. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'IVA delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020. Concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni dei beni ammortizzabili. Nei casi di operazioni effettuate in ventilazione, ovvero con applicazione del regime del margine, ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA, sempre con riferimento agli anni 2019 e all'anno 2020. Per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli agi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini dell'IVA. A ben vedere, dunque, sebbene l'intervallo temporale di riferimento sia diverso, quindi l'intero anno anziché i singoli mesi, gli elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi da prendere in esame per determinare l'ammontare del contributo spettante ricalca esattamente quello previsto per le precedenti edizioni del contributo. Anche in questo caso, in particolare, si dovranno includere nell'importo anche la cessione dei beni ammortizzabili. Ciò porta evidentemente un'inevitabile conseguenza, ossia che in applicazione dei criteri poco fa detti, l'ammontare del fatturato determinato ai fini del contributo a fondo perduto talvolta non coincide con il volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA.
Ciò accade perché, includendo nel calcolo le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni, non rientranti nel volume d'affari IVA, si ottengono necessariamente dei valori differenti. Ciò significa che in presenza di operazioni quali cessioni di beni ammortizzabili o passaggi interni non si potrà utilizzare il dato del volume d'affari presente nel rigo VE50 della dichiarazione IVA, ma si dovrà procedere appositamente al calcolo dei valori richiesti ai fini del contributo a fondo perduto. Se ti è piaciuto questo podcast, iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fisco e lavoro. Hai domande, curiosità, argomenti da suggerire? Scrivimi al commento sotto questo podcast. A presto!